pensarci, quante volte nella tua vita hai agito o magari tuttora stai agendo in evitamento? Che cosa significa? Significa che non vai ad agire in base al tuo sentire, ma agisci per evitare tutto quello che secondo la tua mente razionale può causarti dolore o sofferenza o può costringerti ad affrontare le tue paure o ad affrontare delle situazioni per te scomode. La buona notizia è che quando tu ti rendi conto di mettere in atto questo meccanismo, puoi decidere di abbandonarlo e incominciare a seguire il sentire del tuo cuore. Perché non c'è torto peggiore che possiamo rivolgere a noi stessi se non quello di non seguire ciò che il nostro cuore ci suggerisce. E se tu fai in modo che ciò che tu sei, ciò che tu senti e ciò che tu agisci siano in armonia tra di loro, tu non puoi che vivere in uno stato di gioia costante, al di là di ciò che ti accade e al di là di ciò che la vita ti riserva. Quindi io mio augurio è quello di fare in modo di seguire sempre il sentire del vostro cuore, indipendentemente dove vi conduca.